la posta non arriva di sera. Chi lo manda? Non c'è scritto nulla. Vediamo cos'è. Mi sa proprio che è arrivata l'ora di fare la recensione di Jackie. Eh sì. Sapete cosa? Finalmente sono riuscito a vedermi Annabelle, un film del 2014 prodotto, e non diretto come dicono molti, da James Wan, l'uomo dietro il mito di Saw. Il film Annabelle in realtà l'ha diretto John Leonetti, che è stato un grande direttore della fotografia e che aveva già esordito dietro la macchina da presa negli anni 90, seconda metà degli anni 90, con Mortal Kombat Distruzione Totale, il sequel del film di Paul Anderson, con risultati non proprio eccezionali, diciamocelo. Ma com'è questo Annabelle? Per me è stato una delusione totale. L'unica nota positiva del film è proprio la fotografia, guarda caso. Ma per il resto è una pellicola vuota, mi dispiace dirlo. Specie se vi aspettate un film con una bambola indemoniata posseduta che se ne va in giro ad ammazzare la gente. No, perché la suddetta bambola, Annabelle, se ne sta per il 90% del film seduta su una sedia. E l'unico jumpscare è in realtà copiato da un cortometraggio mio, diciamolo, da quello di Nightmare. No, scherzi a parte, ma questo film ha avuto una campagna marketing esagerata, tanto che hanno portato delle riproduzioni delle bambole nelle sale cinematografiche, così che la gente poteva sedersi vicino e farci addirittura la foto per postarla su Facebook, Twitter, eccetera. Ma dopo tutta questa preparazione, dopo tutta questa anticipazione, non vi siete sentiti presi in giro? Il film non fa paura, non ha momenti veramente spaventosi, ci sono sempre i soliti cliché. E il primo arriva dopo 50 minuti e non è altro che un mascherone di Halloween appeso a testa in giù e illuminato pure male. Ma sapete cosa c'è veramente di brutto? Che in giro nei social network ci sono delle classifiche dopo questo film sui migliori pupazzi horror che si sono visti nei film. E ai primi posti c'è sempre o Annabelle o il pupazzo di Saw. Prima di tutto il pupazzo di Saw non è un vero pupazzo indemoniato posseduto, è un fantoccio che usa l'enigmista per dare i messaggi alle vittime, lo muove l'enigmista. La gente probabilmente pensa che il pupazzo di Saw invece ha un qualcosa di sovrannaturale, complimenti. Ma soprattutto io mi chiedo, nessuno si ricorda più di Chucky? Voglio dire, nel 1988, lì dopo 50 minuti, la bambola era bella che rivelata e si esibisce urlando alla protagonista che non deve rompere i coglioni. Altro che Annabelle! Stupida strega! Puttana schifosa! Ti insegno io a rompermi i coglioni! Ti insegno io a cercare di fregarmi! Sono passati 25 anni e in tutto questo lasso di tempo è il massimo che hanno saputo tirare fuori? Ma partiamo dall'inizio. Le bambole, al cinema, hanno sempre fatto paura. Voglio dire, c'è qualcosa di più spaventoso di un oggetto inanimato che ci fissa per tutto il giorno e che probabilmente abbiamo avuto tutti da bambini? E se i giocattoli fossero vivi? Beh, prima che da questo soggetto ci traessero Toy Story, al cinema ci avevano già pensato. Mi viene in mente una puntata di Ai confini della realtà, del 1959, dove appunto al centro della vicenda c'è questa bambola posseduta. Oh, e poi come dimenticare il feticcio africano che insegue la povera Karen Black per tutta casa su Trilogia del Terrore. Ma siamo sinceri, Chucky è il re delle bambole incazzate. Di questo sottogenere, a parer mio, lui è l'esempio più riuscito. E troppi ne sono stati realizzati di cloni, ognuno poi condito da infiniti sequel. Ed è una cosa abbastanza facile quando al centro del soggetto ci sono dei giocattoli animati. Esempi potrebbero essere la saga di Demonic Toys, oppure quella leggermente meglio di Puppet Master. Sono due saghe, appunto, che arrivano fino al nono capitolo almeno, e che hanno dalla loro l'unica idea positiva di usare più giocattoli invece che uno solo. Caso a parte Dolly Dearest, un film fiacchissimo su tutti i fronti, tranne che nel reparto degli effetti speciali. Specie le animazioni facciali dalla bambola, che sono veramente stupefacenti. Più raffinato invece è Stuart Gordon, con il suo Dolls. Ma ormai era fatta. In quegli anni, ovunque ci giravamo, era pieno di bambole assassine. C'erano sui piccoli brividi,
su Tales from the Hood nell'episodio con Corbin Bernsen, su Silent Night Deadly Night 5, e persino quel pagliaccio dall'espressione ebete su Poltergeist di Tobe Hooper aveva fatto tremare le poltrone del cinema. Ma d'altra parte si sa che Spielberg è un sadico, e l'occasione per fondere la paura per le bambole e quella dei clown in una botta sola era troppo ghiotta. Ma arrivando ai giorni nostri, proprio James Wan dedica un film su uno spettro circondato da pupazzi, nel cupo Dead Silence. Ma come vi dicevo prima, in confronto a Chucky, sono tutte fighette. Il titolo originale della serie è Child's Play e nasce dalla fantasia dello sceneggiatore Don Mancini, che vi ricordo aveva debuttato come autore della sceneggiatura del brutto Orc, conosciuto anche come Cellar Dweller. A parte questo, dedicherà tutta la sua vita alla saga di Chucky. Nella trama del film vediamo protagonista Andy Barclay, un bimbo che vuole disperatamente per il suo compleanno la bambola più venduta del momento, una good guy, tradotta in italiano una tipo bello. Ma dopo che la madre ne compra una di contrabbando, inspiegabilmente muore la babysitter. È inutile negarlo, la bambola è viva. La bambola assassina è diventato un piccolo cult, ma che secondo me non può essere perfetto. Nella prima metà di film sembra che volevano far credere allo spettatore la possibilità che il piccolo Andy sia veramente l'autore degli omicidi. Eppure ci mostrano all'inizio un lungo incipit con tanto di rito voodoo. Un poliziotto spara a un rapinatore, questo muore, ma si incarna nella bambola. Più chiaro di così? E allora perché dedicare tutto questo tempo per qualcosa di così ovvio? Il regista ci mostra i primi omicidi facendo uso della soggettiva, proprio come il mitico John Carpenter aveva fatto all'inizio di Halloween. Lì lo spettatore non si aspettava un bambino, qui invece potrebbe essere benissimo Andy, e il film potrebbe diventare uno slasher. Ma meno male che Chucky ha una carta vincente, quella della simpatia alla Freddy Krueger. Perché ci sono villain che innalzano il body count senza dire una parola, mentre altri preferiscono fare meno vittime ma sottolinearne ogni volta l'ironia che ne trascende. Uno di questi è il buon Freddy. Non credere che sia una cosa così facile. Io sono nato molto prima di te e morirò molto dopo di te. Ma subito dopo c'è Chucky. Ed è proprio la voce che non ci fa togliere il film, a patto di vederlo in lingua originale ovviamente, visto che in ogni capitolo in italiano cambiano doppiatore. Quando invece Brad Dourif ha sempre fatto un lavoro straordinario nel doppiaggio e ci fa credere sul serio che quella bambola possa davvero muoversi. E per farla muovere, credetemi, ce n'è di lavoro. Kevin Yeager, che è il creatore del trucco originale di Freddy Krueger nei primi tre Nightmare, si è fatto un mazzo così insieme al suo team. Perché per muovere Chucky sono necessarie almeno 10 persone, per muovere bocca, occhi, palpebre, mani, collo e ogni dettaglio possibile. La regia invece è di Tom Holland, il mitico regista del piccolo cult Ammazza Vampiri, che come ho detto fa un buon lavoro nonostante il piccolo budget, e ci mostra alternando veri attori, bambini, soggettive e animatronic che quel piccolo figlio di buona donna si muove per davvero. Per quanto riguarda il cast, la parte del leone è sicuramente di Brad Dourif, come ho già detto, ma bisogna essere sinceri e dire che il piccolo Alex Vincent se l'è cavata alla grande, meglio della mamma Catherine Hicks, e forse anche del mitico Chris Sarandon, il buon Jerry Dandridge di Ammazza Vampiri, qua ridotto a semplice detective che finché non vede non crede. Piccolo trivia per il nome di Chucky, che in realtà è Charles Lee Ray, è la fusione dei nomi di tre veri serial killer, che sono Charles Manson, Lee Henry Oswald e James Earl Ray. Comunque sia, la particolare mistura del film era piaciuta al pubblico, così tanto che la Universal chiese a Don Mancini di scrivere non uno, ma ben due sequel, in tempi piuttosto rapidi, a dir la verità. E Mancini aveva giustamente solo una storia da raccontare. La Bambola Assassina 2 è del 1990 e l'ha diretto John Lafia, lo stesso regista del Miglior Amico dell'Uomo con Lance Henriksen. Il bambolotto originale viene riassemblato dalla compagnia del tipo bello e viene rimesso sul mercato, sperando che il mondo possa dimenticare quanto è successo a Andy Barclay, che intanto sta per essere adottato da una nuova famiglia. Ovviamente Chucky prosegue il piano del primo film e vuole cercare in tutti i modi di uscire da quel guscio di plastica, servendosi per forza del corpo di Andy. Come da copione, anche la nuova famiglia non darà al ragazzino un briciolo di fiducia, ma come sempre nei film horror ognuno avrà ciò che si merita, specialmente il papà, che è Gerrit Graham, la rockstar fulminata sul fantasma del palcoscenico. Effetti speciali migliori, innalzamento del numero delle vittime e un grandioso finale nella fabbrica delle bambole. Se vi è piaciuto il primo film, nulla da dire, troverete in questo decisamente un buon sequel. Profondamente inferiore invece è il terzo capitolo, l'unico per il quale Don Mancini si scusa terribilmente. Dice che l'ha scritto in fretta e furia, con il fiato sul collo dei produttori e non è soddisfatto per niente. Senza offesa, signor Mancini, ma si vede. Ci stacchiamo dal secondo film e vediamo che è passato qualche
qualche anno. Andy ormai va in una scuola militare, dove tutti hanno visto Full Metal Jacket e se ne vantano, cercando di diventare il nuovo Lee Ermey. Chucky è nuovamente rimesso a nuovo dall'azienda di tipo Bello, che continua inspiegabilmente a tentare di rilanciare sul mercato un prodotto che non comprerà mai nessuno. E infatti, dopo aver tolto di mezzo il capo della compagnia, nella scena migliore del film, ecco che Chucky trova sul computer la posizione di Andy, senza l'uso di Facebook. Come fa a riconoscerlo non lo so, sembra infatti che abbia assunto le fattezze del Jimmy Olsen del telefilm Lois e Clark, Le nuove avventure di Superman. Ma vabbè, fatto sta che sarà un piacere vedere Chucky causare un po' di caos tra le reclute della scuola militare. E poi, per noi fan hardcore, possiamo anche gustarci la piccola parte di Andrew Robinson, il caro vecchio zio Frank di Hellraiser, nei panni di un barbiere con qualche rotella fuori posto. Ah, pensate un po', il direttore della fotografia di questo film è proprio il regista di Annabelle, John Leonetti. Resta il fatto che il terzo capitolo è un po' la vergogna del suo creatore. Diretto da Jack Bender e datato 1991, il film fu realizzato su commissione dalla Universal, più che altro per sfruttarne il successo commerciale e venderlo nel mercato del noleggio delle videocassette. In Italia ovviamente non ci fu questo problema, in quanto secondo e terzo capitolo uscirono contemporaneamente nello stesso anno solo ed esclusivamente per il mercato del noleggio delle videocassette. Fatto sta che non rivedremo Chucky per alcuni anni, ma credetemi, ne vale veramente la pena. Il salto di qualità infatti avviene nel 1998 con La sposa di Chucky, un film selvaggio, accattivante, entusiasmante e soprattutto divertente come non mai. Per accorgersene è sufficiente vedere i titoli di testa. Il film si apre con il deposito degli indizi della polizia e vediamo il guanto di Freddy, la maschera di Michael Myers, una maschera da hockey e una motosega. Nemmeno il tempo di capire che succede e assistiamo al primo omicidio, ad opera della nuova coprotagonista della saga, la sexy Jennifer Tilly. Seguono le note di Living Dead Girl di Rob Zombie. La Tilly è Tiffany, ex fidanzata di Charles Lee Ray, che cerca di riportare in vita il bambolotto con dentro lo spirito del suo killer preferito. E ovviamente ci riesce, solo che come tutte le coppie hanno qualche diverbio e diciamo semplicemente che Tiffany finisce imprigionata nel corpo di una bambola. Adesso i due sono nuovamente legati e devono affrontare un lungo viaggio per arrivare in Michigan in cerca di un medaglione necessario per ritornare umani. Due bambocci in fuga d'amore saranno utilissimi allo scopo. Il film è la sagra della citazione, si omaggia più volte La sposa di Frankenstein, si cita Pinhead, uno sfigato usa il nome finto Damien Baylock, che è un chiaro omaggio a Omen, ma alla base di tutto c'è il divertimento. Chucky e Tiffany sono dei moderni Bonnie e Clyde, zucchine con Iglietta, Mickey e Mallory, insomma due pazzi scatenati, la coppia che non vorreste mai incontrare. E come giusto che sia, affrontano tutte le fasi della coppia, il fidanzamento, il matrimonio, il sesso, sì, avete capito bene, fino al divorzio. Grandissima la colonna sonora, che saccheggia brani rock ovunque, da Rob Zombie a Monster Magnet fino a Blondie. E notevole miglioramento per gli animatronic, sempre a cura di Kevin Yeager e il suo team, che adesso deve anche lavorare il doppio con la nuova bambola di Tiffany. La regia è affidata al giapponese Ronnie Yu, che qualche anno dopo ci porterà anche Freddy contro Jason, cavandosela bene pure lì. A trovare un difetto in realtà c'è, ed è piuttosto grosso. Gli attori protagonisti recitano veramente male. Sarà perché sono giovani, ma personalmente non riescono a trasmettermi nulla. Non me ne frega niente di loro. E da quel punto di vista rimpiango Andy Barclay. Sì, anche la versione Justin Wolin a questo punto. Ma come sempre, il film lo tiene in piedi lui. Brad Dourif è eccezionale al doppiaggio e la vocetta cinquettante di Jennifer Tilly crea un contrasto perfetto. Guardateli mentre discutono di omicidi e Martha Stewart e ditemi se non sono divertenti. Che cazzo è Martha Stewart? Il mio idolo della TV. Insomma, La sposa di Chucky è una cazzatona, ma una cazzatona di quelle divertenti. Giuro, vedetelo con gli amici e farete un figurone. L'unica cosa che potrebbe forse far storcere il naso è il finale, ma solo perché è un finale aperto su un sequel. Un sequel che ci mise tantissimo tempo per arrivare. Infatti ricordo che dal 98 ho dovuto aspettare fino al 2005 per vedere cosa si sarebbe inventato Don Mancini. E quando uscì Il figlio di Chucky, ricordo che uscì direttamente a noleggio, a prima visione, Blockbuster, i videonoleggi della mia città. E ricordo che non ho avuto nemmeno il tempo di noleggiarlo, che il mese dopo era già in edicola con Horror Mania. Stavolta c'è Mancini stesso dietro la macchina da presa e Jennifer Tilly ha un ruolo sicuramente più grande.
Nella trama abbiamo Glenn, il figlio che Chucky e Tiffany hanno avuto nella scappatina sul film precedente. Un bambolotto teenager con dei brutti denti e una confusione mentale da manuale. Anche se è un buono, tanto da non far male una mosca, come disse Perkins su Psycho, Glenn ha avuto la sfiga di essere stato trovato da uno stronzo che lo usa per i suoi spettacoli da ventriloquo. La fuga sarà d'obbligo. Insomma, un po' Oliver Twist e un po' Pinocchio. Ma perché Glenn ha dei sogni terribili diretti alla John Carpenter con tanto di soggettive citazioni dalla doccia di Psycho? C'entreranno forse i geni dei genitori? Fatto sta che Chucky sta per tornare, almeno al cinema, visto che stanno per girare il film Chucky sull'orlo della follia. Ovviamente la Tilly ne è protagonista. Sì, avete capito bene, si tratta di un film metacinematografico, ovvero quando si parla di film nel film. Le bambole di Chucky e Tiffany torneranno in vita grazie a Glenn, e la famigliola riunita si appresta per diventare delle star. Grandiose le musiche di Pino Donaggio e gli animatronici nuovi di zecca, curati da Tony Gardner. Momenti esilaranti non mancano, anzi ce n'è proprio una vasta scelta, come il cameo di John Waters, il regista di alcune perle trash come Pink Flamingos, ma anche di filmoni come La signora ammazza tutti e A morte Hollywood, o ancora il momento dove Chucky butta fuori strada una sosia di Britney Spears, o quando sta per masturbarsi sulla rivista Fangoria. E che dire del momento alla Shining? E dei continui riferimenti a Ed Wood, con i continui sbalzi di Glenn o Glenda? Se la sposa di Chucky era divertente, il figlio di Chucky forse calca troppo il pedale del cazzeggio, ma per il fan è una pellicola di facile sopportazione. Un consiglio? Vedetevelo con il commento audio. È ad opera di Jennifer Tilly e Don Mancini. Io me lo sono visto l'estate scorsa e mi sono sganasciato dalle risate. Jennifer Tilly fa morire dal ridere. E Don Mancini mette in mostra tutto il suo senso d'ammirazione verso Brian De Palma. Sentire per credere. Comunque, veniamo a tempi un po' più recenti, tipo 2012-2013. Gira voce di un eventuale remake per La bambola assassina. Poi viene quasi confermato il design per un nuovo bambolotto. Alla fine non se ne è saputo più niente e viene riconfermato Brad Dourif come Chucky e Don Mancini alla regia. E quindi già ci cambiamo. Quello che però è uscito nel 2013 è un film dal budget più o meno basso, però estremamente convincente. La maledizione di Chucky ha una premessa, una location costituita da un enorme magione, pochi attori, di cui una è per tutto il film su una sedia a rotelle, e tanta tensione costruita dal nulla. La domanda che dovete farvi è: ma è possibile ancora creare dei colpi di scena con Chucky? Abbiamo una famiglia costituita ormai da due sorelle, Barb e Nika. Il piano di Barb, in teoria, sarebbe quello di mandare la sorella paraplegica in una casa per handicappati, vendere la villa della mamma e usare i soldi per rifarsi una vita, cacciando anche il marito ridotto a vendere panini. Poi c'è la sottotrama che mescola un po' di lesbo e ricatti vari, ma la lascio a voi. E Chucky che c'entra? Beh, viene semplicemente inviato in questa situazione tramite pacco postale. Ma a tutto c'è una spiegazione, e vi dico solo che si ricollega con il primo capitolo. Ottima la regia di Mancini, ormai matura su tutti i fronti, anche se continua a omaggiare inquadrature qua e là, saccheggiando a piene mani da Hitchcock e De Palma. Se non avete visto questo capitolo, dategli un po' di fiducia, e vi prometto che vi stupirà. Ah, e non azzardatevi a togliere il film all'inizio dei titoli di coda, o vi perderete un paio di scenette mica male. La tensione che si respira durante la sequenza della cena vale da sola il prezzo del biglietto. E poi datemi retta, Fiona Dourif, che nella vita reale è la figlia di Brad Dourif, è veramente bella e brava come sembra. Decisamente un passo avanti rispetto a Redman nel quinto capitolo o ad Alexis Arquette sulla sposa di Chucky. In conclusione, Curse of Chucky è un film che stupisce, specie se partite pervenuti come ho fatto io. La saga di Chucky, in definitiva, è un tassello che non può mancare all'horror fan. È un'opera che va vista e che va apprezzata alla pari della saga di Nightmare o di quella di Venerdì 13. Dopotutto oggi Chucky è un'icona a tutti gli effetti. E come tutte le icone è anche lui vittima del merchandise. Ci sono le action figure, avventure a fumetti, portachiavi, le riproduzioni delle bambole, giustamente. E addirittura si pensava anche a un videogioco, che però è stato cancellato. Ovviamente in America c'è anche un bel box che comprende tutti i capitoli in Blu-ray, ma visto che da noi sono coinvolte etichette diverse, dubito che arriverà mai. In Italia, grazie a Dio, sono arrivati tutti quanti i capitoli, sia in DVD e qualcuno anche in Blu-ray. Andiamo a vederli uno per uno. Il primo film è arrivato grazie alla Metro Goldwyn. Si vede abbastanza bene, ha un audio multilingua e nel reparto dei contenuti extra c'è solamente il trailer.
Ovviamente se vi buttate nel mercato americano c'è sicuramente di meglio, c'è un'edizione speciale uscita verso il 2009, appunto per l'anniversario del film, e presenta numerosi contenuti speciali, del quale vi mostra soprattutto l'animatronica di Chucky, con varie interviste a Tom Holland e all'effettista Kevin Yeager. Per quanto riguarda invece il secondo e il terzo capitolo, sono arrivati entrambi grazie alla Universal. Anche questi si vedono bene, hanno audio italiano, inglese, multilingua, contenuti speciali sempre solo il trailer e basta. Sono usciti in Blu-ray entrambi, anche ad un prezzo abbastanza accessibile, più o meno 9,90. Per chi li vuole in DVD, purtroppo è abbastanza difficile. Questo anzi, ma soprattutto questo. Sono andati fuori catalogo e se li cercate su eBay hanno cifre esorbitanti. Si parla di dai 50 ai 70 euro e non ne vale la pena, specie il terzo capitolo. Il quarto film invece è stato distribuito dalla Ileo. Si vede benissimo, ha una qualità video fantastica, un audio perfetto rimasterizzato in 5.1 e grazie a Dio, a parte il trailer, ci sono finalmente dei extra validi. Ci sono le interviste al regista, a Brad Dourif, qualche momento dietro al set con gli effettisti che muovono il pupazzo, anzi i pupazzi, e soprattutto c'è qualche brevissimo inserto dietro le quinte del doppiaggio con Brad Dourif e Jennifer Tilly che doppiano. Meritevole al massimo. Il quinto capitolo invece è nuovamente distribuito dalla Universal. Essendo del 2005 e quindi più recente, logicamente si vede meglio rispetto ai precedenti e soprattutto ha una vagonata di contenuti speciali, anche di qualità migliore rispetto a quelli della sposa di Chucky. C'è il commento audio, come vi accennavo prima, ma soprattutto ci sono delle featurette molto divertenti. Una con Jennifer Tilly e delle sue vacanze in Romania, un'altra appunto sul making of del film e un altro veramente curioso con le vacanze di Chucky, dove vedete Chucky, Glenn e Tiffany che se ne stanno sul divano a guardare le diapositive. Esilarante. L'ultimo capitolo invece è uscito sia in DVD che in Blu-ray. Noi ovviamente abbiamo optato per il formato del Blu-ray e come facile immaginare la qualità video è mostruosa su tutti i punti di vista. Per i contenuti speciali anche qui ci sono diverse featurette, diverse interviste a tutto il cast, al regista, però manca il commento audio ed è un peccato perché sarebbe stato un vero piacere sentire Don Mancini e come si è destreggiato con il basso budget e con l'unica location del film. E io avrei finito. Questa qui era la recensione della saga della bambola assassina. Me l'avete chiesta in 100.000 e finalmente ho trovato il tempo di farla. Io spero che vi sia piaciuta e se è stato così sapete come farmi contento. Mettete mi piace, commentate, divulgate, spargete e se non lo fate...